Le difficoltà, la passione, l'orgoglio, benedetto orgoglio, di portare avanti le tradizioni di famiglia, i vini del Sud Italia si sono dati appuntamento domenica mattina a Castello Imperiali, imprese, aziende, cantine, coltivatori e imprenditori che condividono un lavoro che non è solo un lavoro ma quasi una mission, certamente un'arte che non deve essere dispersa. Sì, portiamo avanti l'attività di famiglia che esiste da generazioni, tuttavia con metodo biologico e naturale lo facciamo appunto da giovani con un'ottica attenta alla sostenibilità. Vuol dire sicuramente amare la propria terra, perché senza un po' d'amore non riusciresti a fare quello che facciamo tutti i giorni, cioè svegliarci la mattina presto, andare a curare la terra, andare a curare le piante e farci il nostro vino. È un discorso di tradizione che da tanti anni, da secoli si porta avanti, quindi questa cosa poi ovviamente è arrivata anche ai nostri giorni. Tra degustazioni e confronto tra segreti e formazione, Francavilla Fontana ospita fino a mezzogiorno di lunedì 40 giovani vignaioli provenienti da diverse regioni del Sud Italia. Buona la prima, insomma, ma si guarda già al futuro. Francavilla deve diventare il centro di un percorso di turismo di qualità e sicuramente un vino e iniziative di questo genere, che appunto contiamo di replicare negli anni futuri, iniziative di qualità che portano al centro produttori giovani di tutta Italia, possano sicuramente essere un volano per Francavilla e per l'economia turistica della città. Auguriamo che il nostro territorio sappia poi valorizzare tutte queste iniziative, perché parliamo di marketing territoriale, parliamo di turismo, ma è molto importante portare avanti quelle iniziative che in diversi settori dell'enogastronomia attraggono turisti e valorizzino i prodotti. E così si pensa in prospettiva, si pensa ad un settore che rivendica valore, che merita supporto. I giovani vignaioli a Francavilla Fontana ce lo hanno ricordato.